L'obiettivo per entrambe era riscattare l'eliminazione in Coppa, ma il Ghilarza a risollevare la china ad infilzare per 4 volte la palma. Il primo tiro alla mezz'ora, sulla punizione dal limite di Frongia, Sanna spicca il volo e salva. Nel secondo tempo, al 12esimo, Cadolla ferò bene un pallone a centrocampo che poi proietta sui piedi di Sarrizzo, il quale non impensierisce Mazzuzzi. Quattro giri di lanciata più tardi, lei cambia la storia della gara. Pira sguscia sulla sinistra e mette al centro, dove Stocchino regala un assist al limite per lei, che in corsa sorprende Sanna. I bianco-blu di Antinori non riescono a pungere in attacco e vanno in affanno in difesa, inchinandosi al 23esimo sulla gemma dalla distanza di Frongia. Il 3-0 del Ghilarza arriva dalle 11 metri, Stocchino prende la rincorsa e spiazza Sanna. Caddeo con orgoglio cerca gloria, gliela nega un super Mazzuzzi. Ancora il portiere ospite è attento ad intervenire sul tentativo di Sarrizzo. Al 36esimo, poker mancato per i giallorossi, Sanna c'è e alza in corner. Il gol è nell'area e arriva puntualmente al 39esimo con Ferraro, che trasforma il rigore assegnato per fallo di Littera, poi espulso. Lai, con un tiro dal limite dell'area, sfiora la manita, la palla sfila lato di poco. La partita si è incanalata sul binario sbagliato per noi quando sul secondo gol, che ci ha tagliato le gambe completamente, ci siamo demoralizzati e poi due rigori assolutamente evitabili da parte nostra hanno concluso la gara. Un risultato 4-0 mi sembra un po' troppo esagerato, ecco, per i valori visti in campo. Nulla da togliere alla prestazione del Ghilarza, che ha fatto un'ottima gara. Sapevamo che aveva davanti due ottimi attaccanti e che dietro, insomma, aveva un'ottima organizzazione. Purtroppo non siamo riusciti noi a trovare il gol quando l'avremmo magari meritato, l'hanno trovato loro e poi il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Un po' esagerato forse l'arbitro nell'espulsione sul secondo rigore, che era il 4-0. Molto contento dei ragazzi, hanno giocato un ottimo primo tempo, abbiamo sofferto, chiuso sullo 0-0, poi secondo tempo siamo usciti bene, siamo riusciti a trovare il gol e dopo lì è stato molto più facile e alla fine abbiamo portato via l'intera posta, è andata bene, diciamo. Ripeto, sono molto molto contento dei ragazzi.